Benvenuti e ben ritrovati in questo secondo episodio della primissima edizione del Pallone d'Oro degli Scarsoni. Il primissimo torneo sul web dove non si va a premiare il vincitore, ma si va a premiare il perdente dei perdenti. Nello scorso episodio abbiamo osservato i quarti di finale dove abbiamo visto passare in semifinale Tatino, Rubino, Zerbian e Bonny in qualità di perdenti. Ma ora basta parlare, andiamo a scoprire che cosa accadrà in questo episodio. Il pallone d'oro degli scarsoni, qui con voi Beatrice Bigoni e Isaac Show. Let's go! Eccomi qua! Siamo carichissimi, mentre volano palloni sopra di noi, siamo carichissimi perché è appena iniziata la semifinale del pallone d'oro di questa fantastica edizione. Degli scarsoni, degli ovviamente, scarsoni, ricordiamolo. Ovviamente, perché qua i livelli di scarsitudine e di schivezza sono alti. Mamma mia! Cosa ne pensi? Sono davvero, davvero ai limiti dell'immaginazione, signori. Abbiamo visto nel video precedente delle scene a dir poco tragicomiche. Io direi di partire. Ah, eccolo qua. Eccolo qua, l'organizzatore, signori. Ci siamo, è giunto il momento della semifinale, il tempo è arrivato. Eccolo. Signori, sta roba. Guarda, cioè, però ti assomiglia un po' a Rubino, eh. Signore e signori, è arrivato quel momento lì e lo sapete di quale momento parlo, della primissima semifinale, Bea. E quindi 3, 2, 1 e partiamo? 3, 2, 1. Partiamo! E allora signori, 3, 2, 1, si comincia Royal Rumble per questa incredibile match. Vediamo, sarà carichissimo, forte. Prevedo spettacolo. Leo Bonny contro Tatino, due re del content, due re del calcio al contrario. Ma è questo quello che conta, è il pallone d'oro degli scarsoni. Attenzione, prova un tacco incredibile, finezza di Tatino che ci prova e prende il palo. Non vuole entrare il pallone neanche questa partita. Sembra stregato il torneo per Tatino, che deve ribaltare le sorti. Di nuovo Tatino, la palla passa, Leo Bonny non sta capendo che sta giocando. Di nuovo Tatino, deve penetrare la porta e c'è il gol! Leo Bonny stava difendendo il muro, non la porta. Leo Bonny, cosa stai combinando? Attenzione allora ancora, Tatino che può ripartire, ne deve approfittare. Leo Bonny sta consumando tutto al piatto, allora Tatino. Tatino 2-0! 2-0, scatenato Tatino! E qui Leo Bonny in difficoltà, non è ancora riuscito a combinare nulla di buono in questo match. Incredibile Leo. 2-0 per Tatino, che potrebbe aggiudicarsi la prima semifinale e quindi uscire dal torneo. Incredibile, incredibile signori, incredibile. Di solito le persone mi impressionano in positivo, Leo mi sta impressionando in negativo, non pensavo fosse così scarso. Ok, si sta anche arrabbiando con me. Qui tira, tira, Leo, tira, sei più forte tira. Di così, per favore. Combina di più, fai quello che sai fare, vai, vai. Non quello che non sai fare. Gioca con semplicità, intanto Tatino sbaglia porta vuota. Di nuovo Leo che c'entra tutto tranne la porta. Attenzione, lotta di supremazia, entrambi sono stanchi. Attenzione Leo Bonny, potrebbe fare gol. Leo Bonny 2-1. Mamma mia, fa lo spavaldo Leo Bonny. Ma c'è poco da fare lo spavaldo. Stai perdendo contro Tatino, 2-1 allora per Tati. Attenzione Tatino alias Salvatore Marrali che prende il pallone. Attenzione Leo, sembra aver mollato. Leo fai qualcosa e la palla entra. Leo è già sfiatato, sembra non averne più. Ci siamo. Se ci fosse un vecchio saggio di YouTube Italia direttamente dal Cameron, ti direbbe che la gente come noi non molla mai. E allora attenzione, può ripartire Leo. Ultimissima azione, può ripartire Tatino. Attenzione, vediamo se proverà un tiro. Ultimo tiro e poi sarà fine primo tempo. E chiude in vantaggio 3-1. Fine primo tempo, cambio campo. Iniziamo immediatamente col secondo. Non vi diamo neanche tempo di riposare. È proprio il pallone d'oro degli scarsoni. Siamo talmente scarsi che ci siamo scordati che i tre gol è fine primo tempo. Quindi il gol viene comunque convalidato. Però si comincia col secondo tempo. Cambio campo, palla di Leo Bonny che può ripartire. Leo Bonny si sta dimostrando più scarso del previsto. Sono tre i gol che deve recuperare nei confronti di un Tatino che sembra carichissimo. Ma no Leo, Leo non ti si può guardare. Mamma mia, assurdo. Quel gol era più difficile sbagliare che fare gol. Ma attenzione Leo Bonny, Leo Bonny 4-2 fa anche le capriole, fa il buffone da circo. Attenzione Tatino, prova il tiro, para tutto Leo Bonny. Occhio allora Leo, Leo, Leo tunnela Tatino. Leo ci prova, ma attenzione. Attenzione, se Tatino fa gol la chiude. Occhio a Tatino, 5-2.
102-2. E allora la chiude qua. Tatino vince, può uscire dal torneo. Tutti pensavano che avrebbe perso lui, ma grande sorpresa. Tatino vince, convince ed esce dal torneo a testa alta. Ragazzi, incredibile. Fatemi abbracciare Tatino, vi prego. Fatemi abbracciare Tatino. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è il più scarso degli scarsoni. Non è il più scarso degli scarsoni. Tatino, il gigante buono è scappato. Io sono l'infortunato non buono. Grande Tatino, hai dimostrato grandi capacità. Merito del riso col pollo, ma vado prima Isaac. Secondo te chi perderà la prossima sfida? Penso Rubino, però io voglio bene. Dai, allora in bocca al lupo a Rubino. Signori, siamo qui con i due coach. Purtroppo la vostra tattica del primo episodio è fallito. Non ha funzionato. Altri consigli? Non hai capito, io sono venuto qua solo per questa partita. Se perdi questo ti giuro che oggi non vai al McDonald's. E per lui è grave. Per me è ancora più grave di quando hanno tolto le alette di pollo piccanti. Bro, follia. Ci siamo, signori, è il momento. Mi mette in difficoltà con sta roba da Juventus. Tu devi avere la cazzimma di Mark Lenders. Il tiro della tigre devi fare, Rubì. Dai, io ci stiamo. Ok, ok. Lo puoi batterlo, bro. Ok, bene. E signori, seconda semifinale di questo meraviglioso pallone d'oro degli scarsoni. Bando alle ciance, direi di ora di partire. 3, 2, 1, let's go! E si comincia con questa seconda semifinale. Vediamo chi raggiungerà Leo Bonni in finale. Attenzione Rubino che prova subito la palla, si impenna. Zerbia sembra confuso, così confuso da colpirsi da solo. Esattamente ciò che si aspetta al pallone d'oro degli scarsoni 2023. Attenzione Zerbia che prova ad avanzare, ma Rubino prende il pallone. Vediamo se prova il tiro anche lui, para Zerbian, una lotta veramente tra potenti, c'è Davide contro Golia, un piccolino e magrolino contro un gigante quale Rubino. Attenzione allora, situazione di parità ancora 0-0, 0 tiri nello specchio della porta. Ok, Rubino prova un no look devastante, ma Zerbian prende il pallone, può ripartire in un incredibile contropiede. Mamma mia, pallone d'oro degli scarsoni che scotta, non riesco neanche a tenerlo in mano, vediamo chi se lo porterà malauguratamente a casa. Rubino c'è stanco. Attenzione, prova il pallonetto Zerbian. Cosa cazzo fai? E allora vediamo Rubino se prova il tiro di potenza, ma la mira non c'è. Ma Rubino lo vuole uccidere. Zerbian si mette a urlare a caso, Rubino si mette a tirare a caso, non so quale sia peggio delle due. Si studia l'avversario, sta adottando una tattica più difensiva del solito, ci si aspetta di più. Zerbian sta attirando Rubino nella sua trappola per provare col pallonetto che non gli verrà mai, spoiler, non gli verrà mai. Attenzione. Zerbian imprega contro il suo coach, ma non serve a niente. Giocatona di Rubino che prova ad avanzare. Attenzione David John. No. Oddio, ma sta andando di forza muscolare. Nel frattempo c'è il signor Robby Camposhow che sta parlando con la tua ragazza. Signori, è lì, guarda, gli sta chiedendo il numero. Incredibile. Ragazzi, il papà del Capolunghi che cerca di rimorchiare la ragazza di Perino. Content del content. Occhio a Zerbi allora. Vediamo se troverà il varco, se troverà la via del gol. Amore, mi devi qualche spiegazione? No. Abbiamo una coppia. Attenzione Zerbia che prova a superare Rubino, ma la palla non entra. Urla Zerbia, ma non serve a niente. Serve concretezza, lucidità sotto porta. Serve efficacia, serve spietatezza e tanta arguzia. Il risultato è ancora sullo 0-0. Vediamo chi lo sbloccherà, chi sarà bravo a rompere il ghiaccio. Zerbi, tu devi usare la tattica opposta. Sei più stanco di lui, sei un coglione. Allora non offri di star fermo, devi rispettare. Attenzione Zerbia allora che c'ha un muro davanti. Il muro Rubino, quel famoso muro di Rubino che cade nel 1989. Attenzione, Rubino con la numero 99. Guarda la porta, prova il tiro da fuori, ma sbaglia di tantissimo. Intanto ragazzi vi presento due nuovi commentatori sportivi tecnici che chiamiamo qui, ovvero Claudio Pellegrino e il signor Robby Camposhow. Attenzione, palo. Ho notato che Rubino ha una tecnica non indifferente, però paga sull'aspetto atletico. Attenzione Rubino, ci prova Rubì. Viene fermato da Zerbian, vediamo se sarà l'ora del gol. E niente, finisce il primo tempo per la prima volta sullo 0-0. È importante, tu ti stai muovendo troppo. Allora, mi permetto di dire che è una cosa incredibile. Nel senso che, come fa a finire 0-0? Me lo spiegate? Cioè, devono essere veramente scarsi, Cioè, incredibile, boh. Comunque sia, direi che possiamo andare a sentire i coach. Partita dura questa. Tosta, però stiamo difendendo bene. Lui non ci becca neanche se avessi una porta da 8 metri. E anche tu per ora. Per cui, devi essere un pelo più preciso. Un pelo più preciso, andiamo a colpire. E la portiamo a casa. Dai, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Speriamo bene, mi serve ossigeno. Cosa ne pensate di questo momento?
Che lo spettacolo abbia inizio. Allora si riparte 0-0. Primo tempo più noioso di tutto il pallone d'oro di Scarsoni, ma sono sicuro che il secondo tempo ci riserverà tutte le sorprese che... Bravo David, va bene ancora! Questo tiro di David Gianrubino lo dimostra, partenza veramente incredibile, infuocata. È dentro! Ma che gol! Ragazzi, non si è capita. Replay, ok. Dal replay, è dentro! La palla è entrata, 1-0 per David. Ma che 1-0! Ma dove? Ma qui l'arbitro, vabbè, qua l'arbitro, i milioni gli è andato. David, devi star concentrato, cazzo! Un passo dalla finale, Zerbian. Di solito una frase del genere è una cosa positiva, non in questo torneo. Attenzione Zerbian allora, con la numero 69 contro Robino, che sta difendendo la sua porta come fosse casa sua. Qualcuno direbbe che si sta giocando le chiavi di casa. Come Walter Samuel, vecchio, the wall! Zerbian cerca di attirare Rubino nella sua terrappola, ma Rubino è un veterano di questi tornei. Sa bene che non deve farlo. Deve spallonettare per far gol. Zerbian, le lancette scorrono. Oh, è vero, Zay in svantaggio. Attenzione Zerbian, contro ogni pronostico, sta perdendo contro Rubino. Ciò dimostra che la forma fisica non conta nulla. Se hai il piede storto, hai il piede storto. E soprattutto, non puoi presentarti a un torneo calcistico con delle Jordan. Questo è vero. Questo è vero. Attenzione Zerbian, prova a ripartire. Interviene Roby Camposciò. Uno che si presenta a giocare con queste scarpe qua è già da radiare. Stai lì con la testa! Attenzione Zerbian. Carica il mancino. Palo. Occasione ghiottissima, vicinissima al gol. Attenzione Rubino che reagisce, corre. Mamma mia, bellissima palcata di Rubino. Cosa è successo? La macchina di Zerbian che è bloccato nel suo angolino. Si lamentano i coach, ma il gioco deve continuare tutto regolare. Attenzione con la sua stazza da fenomeno, David Gianrubino. Prova il tiro, avrebbe meritato tantissimo, ma la palla non va. È il momento. Respira, bastardo! Ora o mai più, Zerbian. Ah, di nuovo Zerbian, sta provando dei giochi di gambe veramente rivedibili. Zerbian, carica al destro, poi il mancino, prova il tiro. La palla finisce alta. Signori, signore, chiudete le finestre che è meglio. Attenzione, cosa stava per succedere? Ancora Zerbian, Rubino, vediamo se proverà il tiro, vediamo se ci tirerà fuori un bel gioiellino. Rubino ragazzi, abbiamo giocato tutti a Pokémon Rubino. Vediamo se David Jones si dimostrerà come Kyogre, si dimostrerà un giocatore leggendario, volevo dire Groudon, scusate. Un minuto intanto manca, arbitro, un minuto. Ancora, non respira comunque più. Attenzione, di nuovo Zerbian e arriva il gol del pareggio. L'ha voluto, è arrivato 1-1. Questo è un gol, questo è un gol. Signori, 30 secondi e poi saranno calci di rigore. E allora 30 secondi rimanenti, 1-1, probabilmente chi segna vince. Non mi tradire Rubino, non mi tradire. Anzi, ufficialmente chi segna vince. Attenzione David Jones di sponda. E attenzione perché qua tocchiamo un tasto delicato. Cosa prevede il regolamento in questi casi del pallone d'oro degli Scarsoni? Ma Zerbi non sapeva che voleva di sponda. Allora, calma, signori. Di sponda non vale, ragazzi, se no lo facciamo 100 volte, avete detto all'inizio di no. Come sponda col diretto mai? C'è sempre stato. No, non vale. Sì. Ma ce li stiamo, c'è mai stata sponda col diretto, ma quando? Ragazzi, calma. Cioè, è l'unico gesto d'Europa. Accetta la sconfitta con un gol clamoroso, vecchio. Accettalo! Allora, coach, venite a supportarmi! In ogni torneo che abbiamo fatto è mai valsa valuta, come minchia si dice, questa cosa? Sembra che loro giusto? Mister Juventino hanno già ladrato una volta. Allora, io dico solo questo. Allora, signori, il punto è questo. Per tutta onestà, quando ho cominciato il torneo ho chiesto, mi hanno detto che il gol di sponda non valeva. Le regole si rispettano. E quindi si andrà ai calci di rigore. La partita più lunga della storia, signori. Le regole sono regole. Anche il pallone d'oro degli Scarsoni. Neanche nella finale di Champions League c'era così tanta ansia e suspense. Per la prima volta nella storia del pallone d'oro degli Scarsoni, un match si deciderà ai calci di rigore. Zerbian contro Rubino, come funzionano i calci di rigore in questo caso? Tre rigori a testa, chi ne segna di più vince, se no si va ad oltranza. Comincia Zerbian, vi ricordo che chi vince esce dal torneo, chi perde va in finale contro Leo Bonni. Siamo qui per assistere al primo calcio di rigore. Zerbian, quando vuoi.
Oh! Vai, Zé, ti prego. La porta è molto piccola da qui, ma Zerbia riesce comunque a centrarla. Let's go! Primo gol per Zerbia, signore e signori. Ma attenzione. Non sei capace. È molto bravo a centrare i buchi. Occhio a Rubino, allora. Anche lui sembra molto bravo e determinato. E infatti la palla entra 1-1. E allora calma, 1-1 signori. Zerbian per il 2-1 appoggia la palla col mancino. Si accinge a tirare una mozzarella. Una mozzarella Santa Lucia. Dai che urli! Rubino! Rubino, dai cazzo! Il pubblico tifa per Rubino. E vediamo se sarà 2-1. Oh! E se si deciderà tutto all'ultimo tiro, ebbene sì. E 2-1! 2-1 per Rubino, signore e signori! Rubino! Sono in finale ufficialmente contro Bonnie? No, non hai capito niente, come perfetto. Al solito. Perfetto! Vabbè, questo non hai capito come funziona. Posso dire una cosa? Neanche noi abbiamo capito. Questo rigore può decidere le sorti della tua vita. Carica il mancino Zerbian, che segna! Mamma mia! E allora occhio, perché adesso Rubino al match point. Se Rubino segna, vince. Altrimenti tornate in parità. Per il tiro decisivo, ne ha segnati 2 su 2, non c'è 2 senza 3. Terzo rigore, gol! Basta! Vince David John Rubino! Signore e signori, David Rubino, tutti in campo, a bordo del casino! Il pubblico sta per fare un'invasione di campo. Attenzione, il pubblico acclama David Rubino! Ehi, 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 Rubino, 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 Rubino! Ehi, ehi, ehi! E allora non sarà Rubino il più scarso di tutti. Tutti ci aspettavamo Rubino verso Statino. E invece la finale sarà Leo Bonni contro Zerbia. La partita più lunga della storia e forse una delle partite più belle di questo torneo, signori. Ci sono stati dei colpi di scena incredibili, da partire dal gol allo scadere da parte di Zerbian a appunto il gol che ha fatto di sponda che non valeva, ai rigori, ragazzi. Rubino si è dimostrato un calciatore superiore e quindi non è il più scarso. Cosa vuoi dire, persone che ti davano per spacciato? C'hanno ragione, però il piede, frate. Bro, il piede ce l'hai, Dio. Saluta Gilberto il nano. Ma ora è giunto il momento. Quel momento lì, Bea, quello momento che stavamo lì aspettando tutti. Dall'inizio. Della finale del pallone d'oro degli